Buongiornissimo, ben Buongiorno! ritrovati. Lei è Rovina e io sono Simone. Se non l'avevate ancora capito. Dici che l'avevano già capito? Siamo i due vagabondi e siamo di nuovo qui per voi a Tetto Caban. Basta Assi? assi oggi. O Sì, oggi niente assi. meglio, l'abbiamo fatta stamattina, ma ora vi regaliamo un po' di legna. Sì, perché inizia un po' a scarseggiare la legna che in questi giorni qua, anzi da tanti, già sono troppi giorni, Perché io ho rotto le scatole a tutti voi che volevo il freddo e la neve, il Ecco, freddo e la neve, il freddo e la neve e. adesso che c'è freddo e neve, la legna sta scendendo sempre di più. Noi avevamo già, ce n'è ancora un po' là però, avevamo già accatastato della legna secca, però ancora da tagliare, quindi ora approfittiamo per tagliare quella legna, che avevamo già pulito il bosco. Sì, e bisogna però portarsi avanti perché tornasse altro freddo, visto che ci stiamo scaldando praticamente da 3 mesi solamente con camino e putagè. Se la caldaia si accende il meno Sì, possibile. solo per l'acqua Sì, calda, esatto, la allora. legna va giù. Anche perché eravamo arrivati a questo punto a inizio marzo con un muro di legna e faceva caldissimo, eravamo tutti i giorni maniche corte. Infatti non l'abbiamo mai usata Ora abbiamo fatto un praticamente. aprile con 3 nevicate. Tra l'altro, l'altro giorno io gli ho detto a Romina: Romina, stamattina è arrivata il cagnolina, è arrivata Linda. Linda, fioca. Ho visto il panterotto, Il pettine. il petirosso, giusto? Oh, dopo 3 ore ha fatto rovescio di pioggia e girato in neve per 2 minuti, poi ha smesso. Pochissimo, ma comunque il cortile era tutto bagnato. Cioè, Sì, non è e arrivata gli faccio: quella. Hai visto? Linda, petirosso, uguale a neve, tac, Tac. presa. No? Basta. Come direbbe. No, non lo dico, sennò poi si offende Valentina. Nebbia, 4 gradi, tac, ghiaccio. Sì, una mia amica che come di meteorologia ne capisce quanto me. Sì. Ciao Vale. Ciao Vale, ti vogliamo bene e tra Salutiamo anche l'altro Gabri. Ciao anche il suo Gabri. ragazzo, ciao Gabri, che magari vi faremo poi parlare, vi presentiamo qualche suo libro perché è un ottimo scrittore di montagna. E fatto sta che, sto parlando già troppo, c'è un sacco di. No, non succede mai. Secondo te parlo tanto? No, mai. Io canto, tu parli. Non so chi dei due è più. Non vedo niente. E quindi fatto sta che adesso, oggi, bisogna recuperare con un po' di legna in vista magari di altre ondate fredde che prima o poi arriveranno. Ah no, arriva No, quello l'estate. no. Io sto dicendo sì, invece No, basta. Anche gli amici dei Caban mi hanno detto: Simone, hai rotto le. Bip. Basta, è quasi maggio. È giunta l'ora, è giunta, sì, è giunta Della l'ora. neve. Dai, va, che No. pif. Abbiamo poco fa rifatto al volo il filo della catena con quel portalima che avevamo parlato, che qualcuno ha comprato e ci ha ringraziato perché si trovava a suo agio. Per cui magari ve lo rimettiamo in Noi rimettiamo in descrizione. descrizione per altri se avete bisogno. Speriamo che la motosega sia perfetta, così vum 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 vum, Romina, vum 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 vum, andiamo. E tocca a me accatastarla, perché a me è piaciuto la No, magari fine. tu fai i giri con la carriola a prendere la legna secca, la porti qua, me la tieni, per far prima. Ti vedo in forma oggi, gasata, vero? Te la metto qua così Sì. se cade dentro. Amichetta. Io ho seguito tutti i passaggi, però dopo un po' che taglio continua a dare problemi. Eppure, ma più che altro quello che noto è che è della legna, dei tronchi in cui la motosega va giù, giù, giù come fosse burro e altri invece che sembra cemento armato. Che tra l'altro è tutta secca. Anche perché io ho preso in mano la catena adesso e ustionante mi sono bruciato il dito. E adesso cambiamo catena. Utilizziamo lui, che è il nostro portalima tuttofare, e ci riproviamo. Voglio andare a prendere la lima, scatola blu nella scatola lì. Ha ente sulla destra nella portaattrezzi. Eppure, tutti i passaggi che ci avete scritto nelle altre settimane nei video vecchi li abbiamo rispettati. Olio gira benissimo, la catena è ben lubrificata.
di cucula. Questa catena qua adesso proviamo a rimontarla. Metti i guanti. Tu hai laggiù cosa? Tra l'altro abbiamo scoperto, che ci ha raccontato Max, la storia del cuculo. Praticamente, in sottofondo penso che si senta il cucù, che non è il nostro cucù che segna la sveglia, ma è il cuculo. È il cuculo vero. È il cuculo vero e proprio. Cosa fa? Praticamente, da quanto abbiamo capito, grazie a Max, che è il ragazzo del libro che vi avevamo presentato, praticamente il cuculo, mamma e papà fanno le uova, le depongono in un nido di un'altra famiglia di uccelli. Ok. Il cuculo, cucciolo, quando si rompe l'uovo e nasce, vede gli altri uccellini, li butta giù dal nido, perché nel frattempo i genitori sono andati via, sono già emigrati. E il cuculo, quindi la mamma non riconosce qual è il suo figlio vero, gli dà da mangiare, i figli veri della mamma sono morti e lui invece si sfama grazie a... Sì, si sfama da un'altra mamma. Io mi auguro che voi abbiate capito la mia storia. Però fa La molto effetto. sua persona. Fa molto effetto come storia. Io non la Questa... conoscevo. No, dopo. Non la conoscevo e... No, ma chissà quante storie A che non lezione lo di sa. cuculi. Praticamente è un uccello approfittatore. Era furbetto. O meglio, i genitori mettono al mondo il figlio e lo abbandonano. Sì, lo abbandonano in un altro nido, però lui poi quando cresce si libera dei suoi fratellastri Sì, per vivere lui. per vivere lui. Pazzesco. Com'è qua la situation? Qui la situation è giusta, penso. Qui la situation è sbagliata perché sono proprio un cuculo anch'io. Come L'ho buttata al contrario. Ma sai cos'è? Che quando dopo... Sono tanti giorni che non fai legna. Alla fine sto iniziando a pentirmi di non aver scritto Romina. Che lei aveva detto di prendere il trattore e attaccarci il cardano, che ora grazie a voi abbiamo capito come si chiama. Cos'è il cardano? È quel tubo giallo che Sì. attacchi la sega circolare. E quest'ora avremmo già fatto tonnellate di legno. O saremo ancora lì a attaccare il Tonnellate, cardano? quintali. O saremmo ancora lì, potenzialmente potremmo essere ancora lì a montare il cardano. È sempre te il nostro cardano. Non ci sono più i cardani di una No, volta. esatto. Non ci sono più. Ok, ci siamo. Allora, adesso gira bene. Comunque, prima ti dicevo, mi sono accorto che era al contrario. Perché metti che, visto che qualcuno ha detto voglio vedere a Romina con la motosega in Ma mano, per carità, non lo faresti? ma per carità, sei pazzo. No, io ho paura della motosega, cioè preferisco usare gli altri attrezzi. Però vedi, se tu la vedi, vedi il dente. Sì? Il dente va nel senso di taglio della Ah, motosega. perché, ok. Ah, la punta davanti. Sì. Ok. Nel caso dovessi, ma per E sbaglio. adesso gira bene. Link in descrizione. Allora, io per esempio questa roba qua, non so se voi facciate anche così, cerco i due denti uguali, che prima o poi ci sono. Qua. Non. E Sì, qua. da lì conto Quindi parti da da questo qua. dente qua. Ok. A posto. Già così.
fica, ragazzi. Per poca legna così, ti giuro. Ora va un po' meglio. Senti sottofondo, vorrei avere una motosega che taglia così. Ho allentato molto di più, quasi al limite. I bulloni taglia di più. Però dentro la catena è pulita, l'olio lubrifica bene. Continuiamo a avere, magari ho perso manualità, non lo so. Non sono un boscaiolo. No. Sono 5 mesi che faccio vita mia legna, ma neanche. No, ma bisogna solo imparare, magari c'è la tecnica, chissà. Non lo so, adesso però un po' l'abbiamo fatta. Iniziamo a tartare un po'. Sì, perché stanno di nuovo arrivando dei cumuli, non da poco. Visto che è secca, bagnarla mi girerebbero un po'. Sì. Partiamo di qua e via. Sì, ma ho tutto lo spazio libero lì. Eh già. Dai. Siamo questi qua, belli grossi. Solo una cosa, non li facciamo il piano sotto lì? Ah, con quello lì? Questo? Sì. Mettiamo al centro? No, mettilo in frontale. Frontale così. Così loro stanno rivolti verso l'interno. L'aria circola da sotto, ma la catasca non. Anzi, no. Però aspetta, e questa? Se vuoi metterglielo anche dietro. Eccola qua. Cerca di passare prima quelli grandi grandi. Ah, questi sono piccoli. Questo è così. Da poi la roba. Ora. Non so, ma sono belli, eh? Sì. Lo so che magari per molti di voi abbiamo tanto da imparare su per quanto riguarda come sistemare la legna, ma in questo momento stiamo cercando di fare le robe nel modo più pratico possibile, più veloce, perché come state vedendo questi giorni abbiamo un sacco di lavori da fare per l'apertura, per poter iniziare anche a guadagnare con le camere. Voi in questo momento non sentite i tronchi di Romina? Che va su e giù con la carriola a scaricarli. Il freddo, che io amo tanto in questo momento, ci ha rallentato per due o tre lavori, ma anche per quanto riguarda la legna ce l'ha buttata giù tantissimo. Eravamo, sinceramente parlando, quasi convinti che almeno fino a giugno non avremmo più pensato alla legna. In realtà siamo ad aprile, a metà aprile, terza decade di aprile, non so che giorno sia oggi. Turna Siepe Bosch. Romina di adesso. Io continuo. Romina mi vuole male perché sa che c'ho problemi con la motosega. Adesso ve la faccio vedere cosa sto facendo perché è instancabile. Instancabile? Ciao. Io la carriola non la uso. Ci sei stufata? No. Fai mano. Sono troppo lunghi per la carriola. Ce n'è? Sì. Viva il freddo! Scherzo. Però sì, ce n'è. E giustamente siamo anche solo a metà aprile, eh? Non è che possiamo pretendere di non accendere più. Penso che sia anche normale a queste quote. Quindi. Ti vengo a dare una mano, va? Vieni a aiutarmi a portare un po' di roba? Sì. Non è andata benissimo, sì, vabbè, un po' di legna l'abbiamo fatta, alla fine abbiamo fatto, non è che ne avessimo grandi, no, granché. Abbiamo più che altro roba molto piccola, lunga, che avevamo deciso di lasciare lì, lasciar seccare lì per il forno, per usarle poi nel forno. Le famose bacchette per il forno. Esatto, e quindi quelle lì, che sarebbe poi, che andrebbe anche bene per accendere su, sì, il camino, però visto che ne abbiamo di piccolina, quella lì la usiamo in forno. Ci dispiace che continuiamo a avere sempre problemi con la motosega, evidentemente abbiamo tanto tanto da imparare perché perdiamo tempo inutilmente,
Poi comunque non... come abbiamo detto più volte, siamo esseri umani, quindi ci sono le giornate in cui va storto anche un macchinario, non è detto noi, sì. Ma... Poi sicuramente abbiamo appunto da imparare, da capire, magari una semplice cavolata che uno, non essendo del mestiere, non essendo pratico, perché è da novembre che la usi, e poi non è che la usiamo tutti i giorni, che quindi uno ha tempo a capire bene. Alla fine adesso saranno 3 settimane che non lo usiamo più, quindi... Sì, stasera di sicuro la ripulirò completamente e poi vedo un attimo di capire, li cambio, metto un'altra catena, la filo e faccio dei test. Perché appunto è strano che non renda bene, sì. Però questo è, cosa puoi farci? Ci godiamo il sole, sì. Allora noi oggi, questo inizio di giornata, vi facciamo non un consiglio musicale ma bensì un... Allora vi consigliamo un libro che Simone non ha ancora letto, ma l'ho letto io e mi è piaciuto tantissimo, gliel'ho prestato adesso a una mia amica, che si intitola La saggezza dei lupi. Questo libro non mi ricordo l'autrice. Tanto lo mettiamo in descrizione, il primo commento. Mi è piaciuto tantissimo ed è un libro che ti spiega proprio un po' l'atteggiamento del lupo. E non che adesso se vedessi un lupo dico che bello, gli salto addosso. No. Cioè, nel senso, magari un po' di timore ce l'hai sempre, perché comunque è un animale che non ho mai visto proprio vicino e quindi mi farebbe comunque un po' effetto. Però lo vedo un po' con un'ottica diversa. Con un'ottica diversa, perché ti spiega proprio quanto il comportamento del lupo sia molto simile al comportamento dell'uomo, perché proprio in ogni capitolo spiega un po' questi comportamenti simili ed è veramente, veramente un bellissimo libro. Quindi, La saggezza dei lupi. O del lupo, vabbè, ma La saggezza del lupo, del lupo lo scriviamo in descrizione, così almeno ce l'avete. Ha una copertina fighissima con un lupo che wow. Ed è proprio la copertina che mi ha rapito, te me lo compro, Per cui primo commento, descrizione, c'è titolo, autrice e dove trovarlo. E le canzoni oggi niente, oggi siamo a riposo con le canzoni da consigliarvi. Però vi ricordiamo una cosa importantissima: sorridete, 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 perché è importante diffondere il sorriso e la felicità agli altri e condividere emozioni con più persone possibili. Noi vi ringraziamo per seguirci, per supportarci. Diffondete il messaggio che devono iscriversi al nostro canale, per favore. E stiamo facendo qualcosa, secondo me, di bello. Stiamo faticando, ma ci stiamo divertendo e stiamo crescendo tanto, sì. Imparando tanto, sbagliando, ma del resto sbagliando si impara e non è un'ovvietà, l'abbiamo capito ormai da giorni, giorni, giorni. Esatto. Perché la montagna è una scuola di vita mostruosa e per questo vi ricordiamo che viva la montagna sempre, ma soprattutto viva Cuneo! Ta-dum, ta-dum. Da Tetto Caban è veramente tutto. A voi la linea. Ciao, buongiornissimo. Buona felicità. Adesso noi sistemiamo un po' di legna. Tutto. Poi tagliamo ancora 2 pezzi. E poi abbiamo finito. Facciamo i carichi perché bisogna accendere il camino, perché l'arietta è ancora un po' frizzante. E poi tu editi i video. E io sistemo fuori. E voilà. Brava te. I due vagamondi vi salutano.